l'ora della morte. Liu Kang, finalmente! Dunque sei pronto a iniziare la ricerca? Sono pronto. Spero solo di trovare i titani e le altre dimensioni. Lui credo che sia fortissimo, eh. Se non è fortissimo ci rimango male. Geras! Liu Kang! Calmati, Kitana. Ti trovi tra amici. Che è successo? Ma dove sono? Sei lontana da casa. In un'altra linea temporale, per l'esattezza. Cosa? Quindi anche tu sei... un custode del tempo? Esatto. Come me? Ma com'è possibile? La battaglia per la clessidra di Cronica ha lacerato il tessuto del tempo. Al posto di una linea temporale, ce ne sono molte. Ogni nuova dimensione incarna un diverso esito possibile dello scontro. Nella mia, il custode sono io. Nella tua, sei tu. In altre, può essere Jade, Sindel, anche Kano. Le possibilità sono infinite. Se le linee temporali hanno origine comune e noi ne facciamo parte, allora tu sei il mio Liu Kang. Lo stesso che ti ha affrontata nel cortile di Shang Tsung, che era al tuo fianco nel Colosseo. Oh, stanno a di cose che io non conosco. E che ha provato orgoglio nel vederti Khan del Regno Esterno. Ale, hai capito? Magari non è vero se sta inventando tutto, no? sì, so io. Ah, Maria, perché mai il destino continua a cospirare contro di noi? Perché mai? Perché ci nega una semplice vita assieme? Non lo so. Forse in una delle tante dimensioni non è così. Vorrei che mi avessi portata qui per stare insieme. Però... c'è sta quello che guarda. Ti conosco troppo bene ormai. Quale compito ci aspetta? Te lo dirò. Però prima dobbiamo trovare alcuni dei nostri vecchi amici. Shang Tsung è un titano. E con il potere della clessidra. Sì, Kung Lao. È una minaccia per l'intero universo. Ma per ora considera solo la dimensione di Liu Kang, oltre alla propria. Per ora è solo questione di tempo. Speravo che la mia vittoria su Cronica avrebbe posto fine ai combattimenti. Sir Raiden. Purtroppo mi sono sbagliato. Non abbiamo scelta. Dobbiamo fermare Shang Tsung. Il mio loto bianco ha milioni di adepti e tutti ci daranno un aiuto. Grazie, amici miei. Beh, almeno Kung Lao ha fatto qualcosa. Lui è qui. Gli oscuri. Ma vedi, oh, la portate tutti. Liu Kang, hai trovato nuovi alleati. E sono titani, niente meno. Come ho potuto essere così cieco? Era ovvio che dovessero esistere più linee temporali. Fa ritorno nella tua, Shang Tsung. Il tentativo di fondere le dimensioni è fallito. Certo. I tuoi alleati hanno dato prova di grande valore. Ma a questo punto posso anche limitarmi a distruggere la tua linea temporale. Ora che so che ne esistono altre da conquistare, è una scelta più che accettabile. Una volta annientata la clessidra, la tua dimensione cesserà di esistere. Per me sarà un vero piacere poterti uccidere un'altra volta, ancora. Allora, nonostante io non apprezzi moltissimo i viaggi temporali, le linee temporali, perché veramente è un bordello. Beh, questa è una figata però, dai. Cioè, abbiamo più personaggi da più linee, che adesso come se fossero delle versioni differenti. No, già, questa è la stessa. Che...
o sono amici o nemici, però è figa sta roba, no? E sono sicuro che gli amanti di Mortal Kombat. Ricordo il tuo stile. So ciò che farai prima che tu lo faccia. Vale anche per me. Spero che questo vantaggio risulti decisivo. Olè, dai, proviamo, ragazzi, contro il Baraka e il Reptile di insomma dove. Oh, 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 aspetta, aspetta, fammelo vedere. Fiamma cosmica. Bella. La classica fiammetta, dai. No. E fermate. Mi sa la chitana titano nostra è... è un fulmine arrabbiato. Ma guarda che roba. Ma tu sei un pazzo, dragone danzante. Ma vabbè, cioè, è senza senso, Liu Kang. Perché non te ne torni alla tua linea temporale? Bello. Non c'è sta a capire niente, Corello. Ecco, ha dovuto chiamare l'amico. Ma raga, ti posso dire che c'è un vestito orribile. Tra i più brutti che abbia mai visto, guarda. Guarda! E si avvicina proprio. No, c'è il Fatal Blow, vediamolo, vediamolo. Aspetta. Andiamo. Vabbè, lei spezza il braccio, sicuro. No. Quanto mi è mancato combattere al fianco di Kitana. E vabbè, lui è inutile in tutte le linee temporali. Riduciamoli a un cumulo di ossa. Le tanie sono così feroci in tutte le dimensioni. La mia non fa eccezione. No. Ti presenterò la mia. È molto meglio in confronto. Volentieri. Prima pensiamo a sopravvivere. Ah, Li Mei. Assa, Li Mei, fermate, ferma. Vabbè, allora. Va, va. Colpita e affondata. Vabbè, lei c'è sta mossa orribile. Orripilante, vieni, basta. Non credo proprio. Invece sì. E vabbè, la prima è dei bolletti. Poi è mattina, ragazzi, sto infoglianito. No. Tutti i regni e le linee temporali obbediranno a Shang Tsung. Poi loro parlano di Shang Tsung, ma non è... ma non è Shang Tsung. Quello lì, no? Quello è Shang Tsung nelle sembianze, ma poi è quella tizia lì. Yeah, ok. Preferisco la mia linea, senza alcun... La mia? Non è di nessuno, Li Mei. Al massimo può essere mia, visto che combatte con uno stile veramente troppo figo. Io mi sono già dimenticato le mosse, incredibile, ok. Ti è piaciuta? Siete il meglio che Shang Tsung possa fare? Infine è iniziato. Dobbiamo fermarli. Se la clessidra si svuota, sarà la fine per questa dimensione. Riprenditi in fretta. Al termine della battaglia, la tua linea temporale cadrà nell'oblio. Lascerai questo mondo accompagnato da torture e agonia. La tua arroganza non mi spaventa. Ho sconfitto gemelli molto più malvagi di te. Fight. Però molto più fighi non direi. Kung Lao. Finalmente è qualcosa. Lo rivediamo dopo un... Non lo so perché, ragazzi, lui è veramente preso a pesce in faccia. Ecco. Calcio in bocca. Bravissima. Lui concatena combo come se non ci fosse un domani. Ecco, io l'ho incontrato, come detto, online. Uno che utilizzava Liu Kang. Mamma mia, ragazzi, non... era un mostro, era. Poi, sicuramente mi aveva matchato con uno che sapeva giocare, eh. Però, cioè, faceva delle cose che... Mamma mia,
No, 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 dagli il calcio. Bravo. Ole. È ora di cancellare il mio riflesso. No, no, di nuovo, raga, di nuovo. No, l'avevo anticipato io. L'avevo anticipato io. Vabbè, però lo vediamo perché è figa sta cosa. Non tanto questa, quanto più, ecco, l'onda energetica. Basta, quanto male vado. Oh, ma sei impazzito. Tornate alla vostra linea temporale, fratelli. Ci rimane poco tempo. Ormai la clessidra sta per cedere. Allora facciamola finita. Adesso. Fate le brave e uccideteli tutti, intesi? Come desideri, Shang Tsung. Io e Kitana pensiamo a loro. Tu salva la clessidra. Sì, Liu Kang. Ma che sì, io sono... Shock. Non c'è modo di salvarla. Non so quale delle due sia peggio. Sono entrambe dei riflessi distorti di me. Sono solo degli abomini. E non sopravviveranno allo scontro. Fight. Insomma, raga. Insomma, non sopravviveranno allo scontro. Ma lo scopriremo adesso. Testeremo la loro potenza. Porca miseria. Qui dà dei calci che oserei dire che hanno del clamoroso. Lui combatte con i calci. Infatti, le braccia le usa pochissimo. Adesso. Però se le usa, eh. Se solo le usassi. Se solo sapessi leggere. Oh, ti so fa... No! Wow! Yeah. Er Kang. Boom. Sta culata, ragazzi, è la mia mossa preferita. Anzi, è la mossa preferita di Liu Kang. Facciamo quella mossa... Quella mossa lì. Ma Liu Kang, ma quella... Ma non è molto efficace. Però tu falla lo stesso. Anzi, fammela lo stesso. Però lui c'ha il fuoco magico, sostanzialmente. Fatto sconfiggere da se stesso. Quando Shang Tsung sarà sconfitto, sarà la fine per voi. Ma vai e da un colpo, no? Colpisci Shang Tsung e così lo distrai. No. Finisce qui, Liu Kang. Ah, come si dà quello? Mezzi feriti. Chi zoppica, che... Grazie a tutti voi per l'aiuto. Abbiamo vinto la battaglia insieme. Shang Tsung è fuggito, ma non è sconfitto. Tornerà per finire la sua campagna. E non sarà solo contro questa, ma contro tutte le linee temporali. Non abbiamo scelta. Possiamo solamente affrontarlo. Dobbiamo distruggere il suo potere per porre fine alla guerra. Concordo. Shang Tsung andrà in cerca di alleati, proprio come io ho fatto con voi. Dobbiamo batterlo sul tempo e creare un esercito di guerrieri provenienti da ogni dimensione. Questo mi fa pensare che così i prossimi Mortal Kombat li possono sfruttare multidimensionali, no? Quindi, non so, con questi personaggi qua, con altri Raiden, con altri, no? Con altri proprio design, con altre storie. Poi magari la lore di fondo è la stessa. Però avete visto, per esempio, quanti Raiden abbiamo beccato? Guardate tanta gente. Così, guarda quanti! Guarda qua! Guarda Reiko con i capelli alla Elvis! Armageddon! Cage, versione donna! Scegli il tuo combattente finale! Non ci credo! E qua, ragazzi, c'è una sola scelta. Lo sai chi mi prendo? Prendo Raiden perché non l'abbiamo praticamente quasi mai visto e doveva essere il campione della Terra.
fighissima sta cosa che te lo fa scegliere, eh? Pure se Kenshi era forse la scelta che avrei preferito. Oppure Liu Kang. Dai, facciamolo usare Raiden, c'è una scelta più... Non hai via di scampo, Shang Tsung. Non puoi nasconderti. Ci siamo uniti per purificare le linee temporali dalla tua presenza. Oggi ci libereremo di te una volta per tutte. Sembri certo che questa guerra alla fine volgerà a tuo favore, Liu Kang. Non può andare in nessun altro modo. Perché in tutte le linee temporali, l'arco della storia tende sempre alla giustizia. Tu dici? In questa dimensione, invece, tende proprio verso di me. Osserva, Liu Kang. Sto per scatenare l'inferno su di te. Non scende dalle scale. Che figo, ragazzi, ma è tipo Avengers. Sì, combatti per le scale. Buongiorno. Sai come si riconoscono tra buoni e cattivi? Detesto le carogne. Ora facciamo la finita. Lucciola, e chi è? È Scorpion donna. No, queste sono le mosse di... Limei. Limei mezza fusa con Cosu. Con Scorpion. Ma che cribbio? Cribbio, che mi stai dicendo? Ah, ragazzi, non mi ricordo. Ah, sto con Liu Kang. Va bene, almeno Liu Kang ci accompagna. Sì, vedete, questa è la lanterna. Però il vestito è quello di Scorpion. Vabbè, meglio. Nell'Armageddon sono tutti fusi. Fighissimo comunque, ragazzi, mi avrei dato una lira. Tipo una torre. Questa mo che hai speranze contro i miei fulmini. Fight. Magia della mascella. Ah, è Kitana. No, è Melina. Melina, quella là. E Shang-Chi. Ma che cazzo? No, è Quan Chi. Vabbè, ragazzi, sto è mattina, vi chiedo scudo. Però fatemi vedere un po' le mosse dell'amico mio. Bello, mazza. Fortissimo. Veramente molto forte. No! Il fulmine sarà la tua fine. Baraka con Cage! Johnny Selvaggio! Vabbè, ora si sta un po' fermo, eh? Facciamo così, va. Taglia delle unghie dei piedi. Non vedi? Tempesta ti sento. Mi sa che quello che non vede qua sei te. Tra l'altro sei pure l'elemento sbagliato, considerando che muovi l'acqua. Contro un elettrico come me. Non hai nessuna speranza, Tenshi. Tenshi Mr. Rain. No, lo stava a carica bene, eh. Vabbè, stavo giocando semplice. Che è Shao, no, Goro e Shao insieme.
Ma che... Ma che è sta roba, raga? Ma che è sta cringiata? È giusto, mandalo via quello. No. Oggi morirai per mano di una mega star. Johnny Gunn. Ma raga, ma già l'avevamo fatto. Ma già l'avevamo fatto Johnny con Baraka. Fa qualcosa di... Oh, basta. Guarda che figata sta roba, ragazzi. Questa è veramente una roba che, secondo me, a livello dei fan, si divertono tanto. Mazza, però. Questi, no? Col tuo permesso. Grazie, Kitana. Di nulla. Ma sbrigati. Non c'è. Gli dei anziani ti sputelli. Oh, fight. Signore della guerra. Bello col fulmine bianco. Porca miseria, ragazzi, sono stato attivito. Preferivo combattere contro Rego Elvis. E vabbè, mi è beccato Rego elettrico. E basta. Sono molto concentrato, devo dire. No, è pelato. Sono cascati tutti i capelli. Questa è l'unione tra noi e Kung Lao. La tempesta è arrivata. Fight. Ciao Zero. Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Cioè, stiamo combattendo delle cose che sono assurde. Dai, bellissimo sto gioco. Meno male che ho fatto la serie. Non me lo sarei neanche aspettato. Con Kenshi già stai al creatore. Ok. Era bella da farla super caricata, ma... Aiutami, Quan Chi. Aspetta, arrivi su, c'hai dei quadricipiti e dei polpacci da paura. No, ora c'è quelli lì, non c'è stato niente. Lo sapevo. No, dai, però perché una volta a buffo lo devi fare per forza? Mazza quanto è duro! Mazza quanto è duro! Presto, Raiden. Manca poco ormai. No! Per il regno della terra, io ti sconfiggerò. Fight. Ermac. Basta, Ermac, tu. Cioè, tu devi solo prendere le pizze. Stai qua per farmi perdere tempo. Levati. Detto, ragazzi, non mi sono fatto ancora il lancio. Questa mossa non l'ho fatta per niente fino adesso. Bella, aggrinzita così. Fight. Sì.
questo chi è? Smoke e qualcuno. A parte, ragazzi, ci sono dei personaggi che non abbiamo visti nella storia, che però si possono usare come cameo. A Liu Kang ogni tanto gli vado a intervenire. Niente, si è deciso che non si può circolare. Devo morire, eh? Ragazzo, con la scarpa nella ciabatta. No, ma non ce la faccio, non ce la posso fare. No! No, era morto! No, era morto, era morto. Vedi quanto ci metti a lanciare sta mossa? Proviamo il saltino, via, dai. È poco più avanti, Raiden. Seguimi. Due difese non hanno retto, Shang Tsung. Adesso è finita. Ah, io non credo. Ricorda, stregone, che questo è frutto delle tue scelte. Avidità ed ego sono l'emblema della tua corruzione. Non ci rimane altra scelta se non di annientarti. Sei tu quello che finirà annientato. Tu e anche tutti i tuoi seguaci. E quando sarete morti, tutte le linee temporali saranno mie. Mazza, ho fatto una bella scelta con Raiden, eh? Forza, ragazzi, è il nostro momento. Regoliamo questi due. Sei in una posizione difficile. Se vuoi vivere, non hai altra scelta che arrenderti. Esatto. La domanda che dovresti porti è: se Liu Kang non è riuscito a finirci, come potresti mai riuscirci? Fight. Mo te lo faccio vedere. Adesso ti faccio vedere. Assisti alla tua dipartita. No, niente. Assisti alla tua dipartita, Liu Kang. Non è vero, Liu Kang è già morto. Penso quanto mi stanno a togliere. No. No, no. Ce l'avevo in controllo. Questo qui, se lo vedi, purgo con le varie combo e non mi metto lì a fare cose un po' pazze, cioè ce la posso fare tranquillo. Bam. Anzi, che lui si poteva trasformare in me e non l'ha fatto. E definivano me prescelto. Così mi rendi onore, Liu Kang. Posso chiudere la faccenda? Hai già fatto più del necessario. Permetti che sia io a concludere. Concludi, concludi. Ah, le ha risvolvere che rinchiuderà nelle sabbie della Clessidra. Ah. Spero davvero di non rivederti mai più. Che succede? La linea temporale, senza i poteri di Shang Tsung, si sta sgretolando. Prima che la dimensione collassi, devi fare il ritorno alla tua. Grazie per il tuo aiuto, Raiden. Spero di rivederti.
Per la miseria. Gli scorci che abbiamo trovato qui sono una bomba. Insomma, guardate. I colori di queste montagne sono un assaggio di regno esterno da paura. Non posso credere che racconterai la nostra storia e come abbiamo battuto Shang Tsung. Beh, lo studio crede che sia tutta finzione. Ma non mi importa finché aiuta a coprire il budget. Immagino sarai la star. No, sarò alla cinepresa, sceneggiatore e regista. Lascerò spazio a chi è più giovane e più bello di me. Sapete? Ho scritto una parte per ognuno di voi, se vi interessa. Noi? In un film? Insomma, sono camei. Ma come si suol dire, non esistono piccole parti. Grazie, Johnny. Ma non possiamo accettare. Ma Raiden! I nuovi adepti arriveranno domani. Dobbiamo tornare alla Wuxi per iniziare l'addestramento. Sì, certo. Hai ragione. E tu che mi dici, Takahashi? Mi serve uno spadaccino cieco. Ma nessun attore regge il confronto con te. Mi piacerebbe molto. Ma gli sforzi per rifondare i Taira cominciano a fruttare. Non posso arrendermi ora. Beh, a te non lo chiedo neanche. Hai sempre l'agenda piena. È vero, Johnny Cage. E infatti stavo giusto per incamminarmi. Nel regno esterno? Ad aiutare Milina? Tra suo padre e sua sorella, Milina può già contare su dei saggi consigli. E con gli stregoni e il generale fuori gioco, le minacce sono poche. Qualcosa non va? Voglio soltanto consolidare le difese. Come sapete, Bi Han e il suo Lin Kuei hanno rinunciato al ruolo di guardiani della terra. Ah. Suo fratello Kuai Liang ha accettato di prendere il suo posto e fondare un nuovo clan, lo Shirai Ryu. È mio preciso compito aiutarlo. C'è qualcosa che possiamo fare? Non ancora, ma contatterò ciascuno di voi quando sarà il momento. Madame Bo, come sempre la tua cucina è davvero eccellente. Sei sempre molto gentile. Godetevi il resto della serata. E grazie a tutti voi. Siete ineccepibili come campioni della terra. No, Liu Kang, grazie a te. Questa missione ha dato una vera svolta alle nostre vite. Ciò mi rende felice. Bene, signori. Se avete finito, resta solo una cosa da fare. A chi riferisco la cattiva notizia? Non a me. Sono ancora sotto di 3 bombe per cento. Come butta nelle tue tasche, Takahashi? Non butta male. Ma non vorrei offendere i nostri ospiti. Noi non abbiamo denaro. Gli Shaolin vivono in povertà. Stiamo scherzando. Tranquillo, Madalena. Ci ha fatto male. E poi il manager ha dovuto scaricare tutto dalle tasse. I regni sono in ottime mani. E termina qui la nostra prima avventura su Mortal Kombat. Dai, ragazzi, è stato bello, è stato più bello del previsto, non me l'aspettavo, dai, da una storia di un gioco picchiaduro. E invece è stato interessante, mi è piaciuto un sacco. Non so, ditemi che ne pensate, io non me l'aspettavo. Vi ringrazio per aver seguito questa serie in mia compagnia. Mi spiace solo che questa puntata l'ho registrata di mattina, sto rincoglionito perso. Poi sicuramente per gli esperti, per chi conosce tutta la lore del gioco, saranno stati anche dei momenti più interessanti. Io purtroppo non sono riuscito a darvi momenti didattici, approfondimenti, cose che faccio solitamente, perché questa è stata anche per me la prima volta, la prima vera avventura, cioè... Oh, aspetta. E mo qua chi ripulisce? Da qualcuno che si è salvato ci sarà sicuro. Infatti. Cioè, tutti mischiati. Ah, ma guardalo, come si aggrappa alla vita. Anche adesso continua a lottare. Tutti quelli che hanno combattuto oggi hanno mostrato fierezza.
Se non l'avessi visto coi miei occhi, avrei pensato che fosse impossibile. Dei guerrieri provenienti da ogni realtà, impegnati a combattere. Ah, il sangue, la morte, il caos. Sì, Lord Avik. Peccato che sia tutto finito in così poco tempo. La prossima volta non succederà. Lord Avik. Però questi hanno i poteri mischiati. Ovviamente adesso il gioco si apre alle torri, l'invasione, insomma c'è ancora da giocare. Però insomma la storia finisce qui. Volendo potete fare le torri e completandole vi dà un finale per ogni personaggio. Vi fa vedere come continua la storia. Per esempio Kenshi è diventato un agente dell'FBI, combatte contro gli invasori del mondo esterno, insomma una roba un po' strana. Fatemi sapere che ne pensate. Grazie a tutti. Alla prossima serie, che credo sarà Spider-Man. Non mancate. Ciao.